Abbiamo registrato dei miglioramenti in fabbrica, così il presidente della 10ª Commissione Industria del Senato al termine della 2 giorni di visita e di audizioni in Ilva. Ne parliamo dopo la sigla. Conclusa la 2 giorni a Taranto della Commissione Industria del Senato. Arrestato dalla polizia un latitante brindisino legato alla Sacra Corona Unita. Vertenza Steel Service, l'impegno del sindaco. Calciomercato, preso Mattia Cecconello. Bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Al termine del sopralluogo in Ilva e delle audizioni in prefettura, la Commissione Industria del Senato ha incontrato la stampa per fare il punto sulla situazione. Conclusa la 2 giorni tarantina della delegazione della Commissione Industria del Senato, consistita nelle audizioni in prefettura delle rappresentanze sindacali, del procuratore di Taranto con i suoi sostituti, del sindaco, del presidente della provincia, della direzione generale dell'ARPA e dell'ASL Ionica, di Confindustria, del collegio dei custodi e delle associazioni ambientaliste, e nel sopralluogo allo stabilimento cui ha preso parte anche il presidente della Regione Puglia, Emiliano. L'impressione che abbiamo ricavato è quella di un complessivo miglioramento, non ancora della fine del percorso, ma di un miglioramento. È stato fatto un pezzo di strada rispetto alla situazione che avevamo trovato quando eravamo stati in visita 2 anni e mezzo fa. Tutta una serie di opere di ambientalizzazione sono state fatte. Avremmo preferito che fosse stato possibile fare di più. Grazie al lavoro convergente della Procura di Taranto, della Procura di Milano, è stato possibile ormai recuperare ai fini delle bonifiche e degli interventi di ambientalizzazione 1.300 milioni che derivano dall'accordo e dai patteggiamenti fatti con la famiglia Riva. I ritardi rispetto ai cronoprogrammi, ha spiegato il presidente della Commissione, sono dovuti da un lato alla scarsità delle risorse finanziarie che in questi anni ha accompagnato il salvataggio dell'Ilva e dall'altro alla difficoltà di aggredire le fonti di inquinamento con lo stabilimento in marcia. Per quanto riguarda la questione patteggiamenti, questi diventeranno operativi e saranno presentati al giudice per la fase conclusiva solo quando la Corte del Gers libererà quei fondi dai vincoli che finora li hanno resi inattingibili. Infine, sulla procedura di cessione dell'Ilva, il senatore ha detto che la stessa si aprirà a febbraio per concludersi il mese successivo, ricordando che le 2 cordate interessate sono composte una da ArcelorMittal e Marcegaglia e l'altra da Cassa Depositi e Prestiti con l'apporto finanziario di Leonardo Del Vecchio, con gli interventi degli indiani di Jindal e del cremonese Arvedi. E la Commissione risponde agli ambientalisti: il particolato di Taranto è peggiore, quello di altre città, ma attenzione ai dati diffusi. Già adesso l'Ilva, avendo ridotto la produzione per ragioni di forza maggiore, eccetera, eccetera, non è un problema, non è un problema grave, voglio dire. In futuro, adottando i necessari accorgimenti, credo che l'Ilva potrà continuare ad operare e andare a pieno regime produttivo, stando dentro nei limiti stabiliti dalla legge. C'è stata un'inchiesta recentissima dell'Istituto Superiore di Sanità, che credo sia il centro più autorevole, che dice che testimonia come la situazione sia migliorata sotto tutti i punti di vista. Quell'altra tesi che ho visto, è stata citata anche dai gruppi ambientalisti l'altro giorno, che sosterrebbe sì, i livelli di inquinamento sono entro la norma adesso un po', anche perché la produzione è diminuita, eccetera, eccetera, però il particolato come si dice, il particolato di Taranto ha una, come dire, una qualità nettamente peggiore di quello di Roma. Per esempio, mette assieme, per dire questo, il dato dell'Istituto Superiore della Sanità di adesso con una vecchia ricerca del 2009-2010, dove effettivamente c'era questo aspetto, ma nell'ultima ricerca questo aspetto si è totalmente ribaltato. Quindi bisogna stare molto attenti a non diffondere informazioni
non verificate seriamente e nello stesso tempo ricordare che purtroppo per noi l'inquinamento che nel sito Ilva e non solo nel sito Ilva, nel sito nell'arsenale eccetera eccetera, crea le premesse per malattie e danni di tutti i generi nel tempo. Più tecnologie per abbattere l'inquinamento e lo stabilimento ambientalizzato, lo sostiene il senatore Tomaselli. Sentiamo. Non possiamo che immaginare un'Ilva che stia assolutamente dentro le normative nazionali e comunitarie e dentro le best practice a livello internazionale per quanto riguarda le emissioni. Questo è fuori di dubbio. Cosa che peraltro già avviene adesso per il combinato disposto, questo insomma ci è stato anche assicurato sia dall'ARPA che dalla stessa ASL. Oggi siamo a livelli di emissione di inquinanti assolutamente sotto le norme, sotto i limiti di legge, per il combinato disposto dei primi investimenti fatti in questi anni e per l'oggettiva diminuzione della capacità produttiva, ma un'Ilva che torni anche ai massimi della capacità produttiva, quindi agli 8 milioni di cui si parlava di tonnellate annue, non può che rispettare i limiti di legge, e questo è un obiettivo che si può conseguire ovviamente con più tecnologie, sia come dire, in termini di abbattimento degli inquinanti mantenendo un ciclo integrato, ma evidentemente ammodernato, ambientalizzato, cosa che per troppi anni non c'è stata, ma sia utilizzando altre tecnologie che non tocca a noi individuare ovviamente, ma di cui la letteratura industriale parla e sono noti a tutti, a cominciare dall'ibrido, ovvero un mix tra impianti alimentati a carbone e altri alimentati a forni elettrici, oppure gli stessi forni elettrici, insomma. Ed ora ascoltiamo le dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che gli è presente alla visita allo stabilimento Ilva, che chiede un irrigidimento dell'autorizzazione integrata ambientale. Abbiamo visto da lontano alcuni punti deboli della fabbrica. Abbiamo visto da lontano il GRF, non abbiamo visto l'acciaieria 1. Insomma, è evidente che il percorso di avvicinamento di quella fabbrica alla legalità è molto lento, farraginoso, sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista finanziario, e nonostante le acrobazie, compresi questi due patteggiamenti che non sono ancora stati vagliati dai giudici, ricordatevi, ovviamente bisogna distinguere come verranno utilizzati eventualmente questi soldi. Abbiamo specificato che non siamo sicuri che questi soldi si possano utilizzare per gli interventi dell'AIA, per qualunque intervento dell'AIA, siamo dell'idea che questi debbano essere utilizzati esplicitamente per gli interventi legati alle bonifiche e non agli investimenti sugli impianti. La cronaca, operazione congiunta la scorsa notte degli agenti del commissariato di Manduria e della locale squadra mobile con l'ausilio dei colleghi della sezione volante, che ha portato all'arresto del 51enne latitante brindisino Daniele D'Amore. D'Amore è legato ad una frangia della Sacra Corona Unita di Torre Santa Susanna nel Brindisino, facente capo al clan Bruno. Nell'ambito dell'operazione della Polizia di Stato Scacco alla Torre era stato condannato alla pena di 14 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, e doveva ancora scontare la pena residua di 7 anni. Lo scorso agosto si era allontanato dalla sua abitazione, dove era in regime degli arresti domiciliari, sottraendosi di fatto alla detenzione in carcere. Intorno all'una della notte scorsa i poliziotti lo hanno intercettato a bordo di una Ford Focus, mentre insieme ad un'altra persona che era alla guida dell'auto percorreva la statale 7 in direzione Taranto. Nel frangente sono stati fermati anche altri 3 soggetti a bordo di una Lancia Delta a mo' di staffetta che procedevano alla Ford Focus del ricercato, trovato in possesso fra l'altro anche di carta d'identità valida per l'espatrio falsa. Arrestata anche la persona che viaggiava con lui, Giuseppe Iunco, manduriano di 40 anni, accusato di procurata inosservanza di pena. Per lo stesso reato le altre 3 persone che erano sulla Lancia Delta, tutte originarie di Manduria, sono state denunciate.
Bloccato in mare un motoscafo con 8 quintali di marijuana proveniente dall'Albania. 3 arresti della Guardia di Finanza. Proseguono senza sosta il controllo e il pattugliamento delle acque del basso Adriatico da parte delle Fiamme Gialle. Nel primo pomeriggio di ieri è stata intercettata un'imbarcazione sospettata di perpetrare traffici illeciti che dirigeva verso le coste italiane. Il dispositivo aeronavale del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e del gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto, che svolge funzioni di centro di coordinamento locale Frontex per l'operazione Triton, è stato indirizzato verso il motoscafo sospetto per controllarlo. Gli occupanti del natante intercettato hanno cercato di darsi alla fuga e nel vano tentativo di acquisire maggiore velocità e sfuggire alla cattura si sono liberati di parte del carico di marijuana trasportato lanciandolo in mare. Ne è scaturito un breve ma movimentato inseguimento condotto dalle unità aeronavali del corpo che si è concluso poco dopo con l'abbordaggio dell'imbarcazione a circa 20 miglia al largo di San Cataldo nelle Cese. A bordo erano presenti 3 soggetti, ancora alcuni pacchi contenenti marijuana. Il mezzo utilizzato per l'illecito traffico, un semicabinato lungo 8 metri con un potente motore fuoribordo da 225 cavalli, è stato portato agli ormeggi della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Otranto e sequestrato. Gli scafisti, 2 brindisini di 47 e 58 anni ed un albanese di 31 anni di Valona, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e posti a disposizione della locale autorità giudiziaria. La marijuana recuperata e sequestrata dai finanzieri anche dal mare era confezionata in 43 colli di varie dimensioni del peso complessivo di 760 kg. Sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre 7 milioni di euro all'organizzazione criminale. Ieri gli agenti della squadra mobile di Taranto nel corso di mirati servizi antidroga hanno tratto in arresto in 2 distinte operazioni Vito Loprestite, 38enne, e denunciato un giovane tarantino di 21 anni. Loprestite nella sua abitazione in via La Spezia aveva nascosto in una scrivania portacomputer un involucro di cellophane con all'interno alcuni panetti di hashish con impresso il marchio Porsche. Il peso complessivo della sostanza stupefacente è di 700 grammi circa. Trovato anche un bilancino di precisione, ancora sporco, della stessa sostanza. E in un altro appartamento di uno stabile sempre in via La Spezia, gli agenti hanno trovato un 21enne con specifici precedenti di polizia in possesso di un fazzolettino di carta con all'interno 2 pezzetti di hashish del peso di circa 14 grammi. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e il giovane denunciato in stato di libertà. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Taranto hanno arrestato in flagranza Alessandro Quercia, 21enne pregiudicato tarantino, e un suo amico, 19enne sempre tarantino, ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nella perquisizione domiciliare a carico del 21enne a Talsano, i militari hanno trovato un involucro trasparente contenente 36 dosi di stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 43 grammi, mentre all'interno della camera da letto c'erano un taglierino e un bilancino di precisione, entrambi intrisi della medesima sostanza stupefacente. Quercia e il 19enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. La certezza del diritto, questa è la garanzia per gli utenti che per i loro atti si rivolgono ai notai. Oggi il convegno del Consiglio Notarile di Taranto è intitolato Insieme, in casa e in società. Sentiamo. Il notaio deve essere garantista, sì, ma deve essere portatore di una dignità del suo lavoro e quindi di una garanzia per l'utente, perché in fin dei conti dobbiamo rivolgersi pur sempre all'utente. La garanzia che dà il notaio è la certezza del diritto, il pubblico registro, quindi differentemente dai diritti tipo dell'America, tipo dell'Inghilterra, dove non c'è un'assistenza garantista, oggi perfino la Cina sta copiando il diritto italiano, quindi la certezza del rapporto giuridico. È una giornata di studio incentrata ovviamente sulle tematiche di interesse notarile che sono varie, quindi spaziano dalle società agli atti immobiliari. Noi abbiamo quindi un
un insieme di attività che sono caratteristiche del notaio, che hanno diverse attinenze, e quindi noi cerchiamo in queste giornate di coprire un po' tutte queste cose, perché abbiamo così una platea interessata che può essere interessata all'una o all'altra cosa, ma in ogni caso copriamo un po' tutto quello che è il nostro core business, in buona sostanza. Questo convegno ha sempre avuto tradizionalmente un'attenzione particolare alla deontologia, perché dedica sempre un intero pomeriggio a questo argomento, e così è stato anche quest'anno. Della dimostrazione come sia il Consiglio Notarile di Taranto, ma anche l'intero Consiglio Nazionale del Notariato, sia molto sensibile a questo tema. La nostra categoria è stata la prima che ha anticipato di ben quasi direi circa 6 anni una legge nazionale che impone agli organi professionali di giudicare i loro iscritti in modo terzo e imparziale, e noi lo facciamo fin dal 2006 sotto il controllo dei giudici. Questo dimostra come siamo particolarmente attenti alla terzietà. Insomma, i notai vanno giudicati non dai notai, e così facciamo noi in anticipo rispetto a tante altre professioni. Il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, ha ricevuto 2 giorni fa una folta delegazione di lavoratori del settore delle pulizie all'interno dell'Ilva, ai quali non è stato garantito il passaggio dalla ditta cedente il contratto d'appalto alle ditte subentranti. Le RSU hanno prospettato la grave condizione di disagio di queste 55 unità a tempo determinato della ditta Steel ed hanno richiesto un impegno ed un'azione a sostegno da parte del sindaco presso le competenti sedi ministeriali e presso la gestione commissariale dell'Ilva, affinché questa vertenza occupazionale possa trovare un utile sbocco. Accogliendo questo invito, il sindaco ha dunque richiesto, con apposita missiva allegata ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, al vice Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per la Coesione Territoriale e Mezzogiorno, all'Assessore Regionale al Lavoro e ai Commissari dell'Ilva, un forte impegno per l'individuazione di percorsi che assicurino la conservazione dei posti di lavoro. Lo sport: il Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Cecconello. Nato a Padova il 7 maggio 97, il giovane attaccante milita nelle fila del settore giovanile di Vicenza e Padova. Nella stagione sportiva 2015-2016 ottiene oltre 15 convocazioni con la prima squadra del Vicenza in Serie B. A luglio 2016 si trasferisce alla Lucchese. Cecconello ha dichiarato: «È la mia prima esperienza al sud. Taranto rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita della mia carriera». Il basket riprende dopo 2 settimane il campionato per i boys Taranto, reduci dalla sconfitta interna con l'Accabari 2003, che ne ha frenato la corsa verso i playoff per la promozione in Serie A, fino a quel momento senza battute d'arresto. L'occasione per riprendere confidenza con la vittoria si presenta oggi pomeriggio a Barletta, al Pala Marchisella, ore 18, dove la Tagliata e compagni, per la 6ª e penultima giornata di andata del girone D di Serie B, saranno ospiti della Sport Insieme Sud, squadra ancorata in fondo alla classifica senza punti. Ed era l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.